Ciao a tutti belli di casa e ben ritrovati come sempre la mia cuginetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore. Oggi andiamo a fare una figata. A voi piace il filetto al pepe verde? Sì, a tutti piace il filetto al pepe verde. Io faccio un upgrade, vado a fare un plus. Vado a mettere al posto del filetto, che è un pezzo di carne molto molto magro e quindi di sapore diciamo un po' povero, vado a mettere in questa salsa meravigliosa francese la costata di Angus scozzese. Cosa potrebbe uscire fuori da questi due ingredienti? Salsa al pepe verde, Angus scozzese. Boom! Allora, padella sul fuoco, un goccino di olio, non deve essere tantissimo, quindi all'incirca diciamo due cucchiaini di olio. L'entrecotte Angus scozzese è particolare, è la sua particolarità è la venatura di grasso, è molto molto saporito, solitamente è leggermente più grande, ma il taglio più o meno è così, leggermente più grande, diciamo che invece di 3 etti è 500 grammi, però io ho preso questi due pezzettini piccoli perché vado a fare una ricetta già di per sé un po' pesantina, perché il pepe verde è tutto è tranne che leggero. Lo vado a mettere inizialmente senza sale nella padella calda. Così, guardate che bella venatura che c'è, questo è tutto sapore. E l'Angus scozzese, ragazzi miei, non ce n'è per nessuno, mi dispiace. Quando si fa una ricetta che contiene panna, quindi carne e panna, la cottura non deve mai essere al sangue, altrimenti si vedrebbe quella venatura di sangue che scorre nella panna e fa veramente schifo. La carne ben cotta io la odio, quindi cerchiamo di fare una carne rosata, almeno rosata, che rimanga bella bella tenera. Quindi diciamo fuoco medio alto con il coperchio, 2 minuti per ogni lato. Voi direte perché con il coperchio? Perché così 2 minuti per ogni lato si riesce a cucinare bene anche all'interno, ma non deve essere ben cotta. Se la fate di più con il coperchio verrà ben cotta. Libera scelta, lo potete anche togliere e fare 3 minuti. Questo dipende dalla vostra disponibilità di tempistica. Dal momento in cui lo andiamo a girare ci dovrà essere una bella crosticina, così come la vedete, ed è per quello che deve essere medio alto il fuoco, perché fuori la crosticina ci deve essere per quanto mi riguarda. Io vi consiglio di farlo così il pepe verde, perché sì, il filetto è buono, ma a livello di sapore la costata non ha rivali. Quindi avrete una super salsa al pepe verde con una super carne scozzese costata, super grassona, bella saporita. Adesso vado a mettere sale, quello sì, da un solo lato che basti per tutte e due. Quindi io sono abituato così. Ognuno a casa fa quello che meglio crede. Vado a mettere mostarda, senape. Io molte volte dico mostarda perché in inglese è mustard e io sono abituato a chiamarla così. Worcester sauce, che è questa qui, 2 cucchiai ci vanno assolutamente sì. Mettiamo il pepe verde, naturalmente. Quando finisce l'ebollitura di tutto andiamo a mettere la panna, anche ci deve stare, quindi è una ricetta molto molto basata sulla panna, quindi qui non c'è il problema ce la metti non ce la metti, ce la devi mettere. Si abbassa la fiamma una volta che la panna prende il bollore, quindi aspettiamo un pochino, rimaniamo con la fiamma alta, quindi questo lo faccio live per farvi capire bene cosa intendo. Aspettiamo che la panna prenda un bel bollore, non leggero così come adesso, deve essere bello vivace. Eccolo qui, a questo punto, guardate che do una pulitina alla carne così. A questo punto si può abbassare un po' la fiamma e far tirare la panna al punto giusto. Si deve legare con la senape, con la Worcester sauce e naturalmente anche con il pepe verde, altrimenti non ha senso. La facciamo fare così fino a che non è bella tirata, perché così la panna non è cotta. La panna si deve cucinare, ragazzi. Così la panna è cruda e mangereste panna e carne. Questo fa schifo. Allora, eccola qui, vedete, adesso la panna è cucinata, vedete, quando fate così e non è più liquida, ma è una bella salsa, così la panna è cucinata e la salsa è pronta. Allora, la carne va subito al piatto, questa non è una carne che si fa e si lascia in padella, va fatta e mangiata. Sopra andiamo a mettere
la salsa, la salsina bella, buona, che ci piace, eccola qua. La salsa al pepe verde, ragazzi miei, è una delle salse più buone in assoluto. Allora, cuccioli verde rame, guardate che bellezza, guardate che bella crema densa cucinata bene, che si è completamente mixata con la senape, con il pepe verde, con la Worcester sauce, la salsa Worcester. Mamma mia. E adesso questa purtroppo io la devo assaggiare così. Oddio che bellezza. E guardate, rosa come la volevo, salsa dentro così, e me la mangio. Mamma mia ragazzi, c'è un odore nella stanza che è spettacolare. Mamma mia, è da sturbo. L'Angus scozzese già di per sé alla griglia così, anche senza sale, ha un sapore assurdo. Figuriamoci con la salsa al pepe verde, è buonissimo. Io vi consiglio di rifarlo passo passo come l'ho fatto. Gli ingredienti sono semplici, si trovano in tutti i supermercati del mondo, in Italia anche nel mini market, quindi fatela e poi scrivetemi sotto cosa ne pensate. Io vado a mangiare, ciao belli.